adesso ci spostiamo a Roma perché, come sapete, oggi ricorre la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, che giunge tra l'altro alla sua 29esima edizione. La manifestazione denominata Roma Città Libera sta procedendo tra l'altro con grande consenso e partecipazione per le strade della capitale, e abbiamo in collegamento telefonico con noi Mariano Di Palma, referente Libera Campania. Buongiorno Mariano, grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi, buongiorno. Ecco, questa è un'iniziativa che, come dicevamo, è giunta alla 29esima edizione. Il 21 marzo è memoria veramente di tutte le vittime, persone rese vittime appunto dalla violenza mafiosa e che rappresentano delle storie, delle scelte, ma assolutamente e prima di tutto un impegno. Lo stesso impegno che tra l'altro portate avanti voi, Mariano, con centinaia di familiari che stanno camminando in questo momento per le strade di Roma insieme a voi. Ma quali umori si respirano in questo momento per le strade? Ma intanto siamo appena arrivati al Circo Massimo, dove oltre 100.000 ragazze, ragazzi, cittadine e cittadini hanno sfilato per tutto il centro della città, riempiendo di colori, di entusiasmo, di energia la capitale. E in questo momento il nostro presidente Luigi Ciotti sta leggendo, dopo la lunga lettura delle 1081 vittime innocenti delle mafie, adesso sta proprio concludendo l'iniziativa. Ecco, la vostra sicuramente è una responsabilità molto importante. Perché nasce Libera e a chi si rivolge? Ma Libera nasce nel 1995 con una rete di migliaia di associazioni, realtà, parrocchie, movimenti, laici, un mondo diverso e unito per lottare contro le mafie, contro la corruzione. Lo fa naturalmente a partire da questo vocabolario della memoria e dell'impegno, che ovviamente parla il linguaggio delle scuole, dei giovani, e di tantissime. Naturalmente lo scopo è quello di mettere insieme una larga parte di società civile per contrastare la presenza violenta, ma anche quella silente, delle mafie nel nostro paese. Tra l'altro, mentre parliamo, si sta svolgendo il discorso del padre di Libera, Don Luigi Ciotti, e in questi anni di partecipazione, veramente di attivismo, sono state tante le tappe che sono state fortunatamente raggiunte. Ma quale bilancio appunto delle opere svolte su tutto lo stivale e quali anche le criticità ancora da affrontare? Ma le mafie sono ancora presenti nel nostro paese, anzi, come spesso ripete Don Luigi, sono più forti di prima e molto spesso più silenti, non solo perché in alcuni pezzi del paese non sparano più, a differenza magari di città come Napoli, ma perché ovviamente i loro affari si sono moltiplicati, si sono fatti più sotterranei e più pericolosi. Però diciamo, l'Italia allo stesso tempo è anche la culla dell'antimafia in Europa. La legislazione sui beni confiscati, sulla memoria delle vittime innocenti, sul contrasto alla corruzione, è una pietra miliare di tutta la legislazione europea, di come si contrastano le forme di crimine organizzato. Quindi voglio dire, è vero che ci sono tanti problemi e una presenza strisciante delle mafie che si trasforma continuamente, però dall'altra parte il contrasto è forte, la coscienza civile cresce, quindi voglio dire, ad una difficoltà del far venire meno le mafie del nostro paese, ne corrisponde però altrettanto una forza del paese di voler respingerle. E a tal proposito direi che lì oggi con voi ci sono tanti giovani, tanti studenti che hanno aderito veramente con gioia a questo incontro. Quanto è importante appunto consegnare loro questo passaggio di testimone, quindi un passaggio di testimone alle nuove generazioni? Intanto è fondamentale, perché più cresce la coscienza civile nel paese, più cresce anche il rigore etico delle istituzioni del domani, delle società del domani. Guardate, le mafie non sono soltanto lo scippo, la rapina, lo spaccio della droga, il racket, l'usura, sono tanti affari che navigano tra un pezzo dell'impresa italiana e un pezzo anche di responsabilità politica nella storia del nostro paese. Passare il linguaggio e l'educazione antimafia nelle scuole, nelle università, nei quartieri, tra le ragazze e i ragazzi,
vuol dire rafforzare un senso ed una disciplina, un rigore etico, che può essere forse, diciamo, una soluzione importante nell'andare avanti. E anche come referente del nostro territorio non possiamo non chiederti qual è lo stato attuale sul nostro territorio circa la presenza e l'interferenza della malavita. Ah, intanto è davvero molto preoccupante quello che vediamo, quello a cui assistiamo ogni giorno dal punto di vista della presenza della violenza mafiosa, che intimidisce strati di quartieri popolari, impaurisce e spesso continua ancora a sparare. Dall'altra parte affari importanti dal punto di vista della droga, quindi del controllo delle piazze di spaccio, del racket e dell'usura, continuano a ripetersi in diverse zone della città di Napoli, come diciamo di alcuni quartieri più popolari della Campania. E allora bisogna, diciamo, fare una tara di quello che succede, perché ci sono anche tanti consigli comunali sciolti per infiltrazione camorristica. C'è un problema diffuso e grande, insieme, ripeto, come ho detto prima, anche però ad una risposta civile, morale, sociale, anche economica, quando raccontiamo le esperienze di riuso dei beni confiscati alle mafie, che però sta facendo scuola in tutta Italia. Mariano, ma in che modo la rete di criminalità sta anche inquinando la società? Appunto, immagino l'ambito della tecnologia, l'ambito della virtualità, com'è cambiata proprio l'incidenza delle mafie in quest'epoca? Ma le mafie sono cambiate, si sono evolute, utilizzano gli strumenti digitali, come utilizzano forme più diffuse e varie di illegalità, di riconversione dei loro guadagni illeciti in attività di impresa, quindi diciamo è parte di una storia moderna, è parte anche di una storia antica. Nella natura delle mafie utilizzare il capitale mafioso raccolto con proventi illegali e riconvertirli, diciamo, con gli strumenti nuovi dell'economia, non sono una realtà fuori dal nostro mondo, sono una realtà dentro al nostro mondo. Ecco, come ci hai raccontato, Roma questa mattina veramente si è riempita di persone, sono tutti in strada in questo momento e dopo però la celebrazione del 21 marzo c'è ancora tanto da fare, tanto da costruire. Quali sono le prossime iniziative che vi vedranno protagonisti? Ma intanto il 21 marzo per noi è ogni giorno, nei quartieri e nelle scuole, nell'affiancamento dei familiari delle vittime innocenti, che in Campania sono tantissimi. È un lavoro importante che si fa sul fronte educativo come sul fronte sociale, quando costruiamo e troviamo esperienze di riuso sui beni confiscati, quando si genera lavoro, nuove forme di politiche sociali dal basso, e quindi è normale che per noi da domani si ricominci. Ebbene, noi veramente ti ringraziamo di essere stato stamattina in collegamento. Grazie con noi. Ricordiamo ovviamente che sei a Roma per la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si tiene proprio oggi, il 21 di marzo, alla sua 29esima edizione. Grazie ancora a Mariano Grazie. Di Palma, referente Libera Campania. Buona giornata a te. Pubblicità. Buona giornata. A tra poco con Mattina Live.